salto spin per l'opposto Cunese. Ricezione di Loreti che tiene la palla alta fuori dai 3 metri. Allic che si fa subito perdonare con un colpo alto da 9 metri. Servizio spin, riceve Parodi, coscione dai 3 metri, palla per Lorenz, tira alto sulle mani, difesa di Andreopoulos, palla rigiocata per Botto, il pallone di Botto si impenna dopo aver toccato il muro a 3 di Santa Clara del campo dove non è possibile difenderlo. Torna più 5 Cuneo, Volpato, riceve Parodi, ancora coscione, marcato Parodi col muro a 2, marcato Cargioli col muro a 2, Jensen prova a toccare il muro, questa volta esce la palla, si prende le colpe l'opposto danese. Bella spin di Mati, Staffolini porta la palla in campo Santa Crocese, la ricostruzione con Cargioli, ma salta opzione Volpato sull'asse di fila per la Camera Slami per andare almeno ai vantaggi. Ci prova Bulleri inserendo in battuta Francesco Giannini, il secondo palleggiatore al posto di Simone Parodi, ma la ricezione di Botto consente a Sottile di innescare subito al centro Codarin, la palla si infila nel muro Santa Crocese e 25-18 chiude Cuneo questa prima frazione. Scappare subito la formazione piemontese, ancora Volpato, salto flot, ricezione di Loreti, aperta verso 2, coscione, appoggia ancora per Lorenz che questa volta di seconda linea riesce a trovare la parallela, segnatamente le mani di Andreo al servizio. Spin, va a cercare Allic, coscione per Cargioli, siamo stati per una volta profeti, buoni profeti, solitamente si sposta, cambia zona di battuta, va in zona 5 e va a cercare con la palla corta Andreopoulos, ricezione non perfetta dello schiacciatore greco, ma Jensen la risolve e su alzata in bagger di Sottil in campo Kemas Lamipel con il cambio del primo set, Francesco Giannini in battuta per Simone Parodi, ancora Giannini, salto flotta a cercare Andreopoulos e coscione attacca di prima intenzione sulla palla spizzata dalla ricezione di Andreopoulos che in questo momento viene rilevato. La appoggia su Gottardo, difesa di Mati, coscione, Lorenz a terra, se sentite il boato capite come mai la quanta attesa c'era in questo set della Camera Slami per Santa Croce che molto probabilmente aveva bisogno di un'iniezione di fiducia, di capire di potersela giocare con una squadra a dir poco temuta alla vigilia come la Puliservice. Riceve in mezzo al campo Cuneo, Sottile per Jensen, la palla è fuori, da valutare se c'è tocco a muro, tocco in difesa. Corabotto su Loreti, palleggia coscione, missile di Cargioli per sfuggire al monster block di Codarin. Salto flotti coscione, riceve Gottardo, ancora Sottile per Codarin, preso da Mati, tira sulla palla Botto, Staffolini ancora per Botto, palla intelligentissima dello schiacciatore che la va a mettere in una zona un po' vediamo la flotta di Francesco Giannini. Codarin palleggia, Sottile, Codarin, errore del Cuneo. Sottile giustamente ha tentato di valorizzare, si affiderà a coscione per questo secondo set point. Cioffi al servizio, salto flotto il centrale, la palla viene palleggiata Allic a filo, coscione per Lorenz che abbatte la difesa di Cioffi e porta via un punto dalla partita. La Camera Slami per Santa Croce Coacqua contro Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo. Abbiamo un sorriso sulle scene di esultanza. Antonio Cargioli da 9 metri.
riceve Gottardo, Jensen rintuzzato dal muro e poi ancora Gottardo. Riceve Loreti, Coscione, Cargioli tira giù della Tevasnamifer. Codarina adesso sporta una battuta. Spin, Parodi, palla fuori da 3 metri. Coscione per Mati, errore diretto. Coscione ha forzato Vittorie. Spinge un po' troppo, stringe un po' troppo la palla. Coscione adesso prova la pipe con Allick, Jensen, Staforini, botto, cade la palla beffarda nel campo di Santa Croce. C'è un momento di impatto nell'inedito ruolo di opposto, posto 4, e Francesco Giannini da palleggiatore. Riceve Parodi, Giannini per Brucini, che al primo attacco tira subito forte, la palla scorre via, chiude 25-15 questo quarto set, un po' senza storia, la Puliservi Acqua San Bernardo. Servizio spin per Pardomati, appoggia su Botto che riesce comunque a servire sottile. Gottardo è fermato da Lorenz, oh, adesso ancora Gottardo, ancora Lorenz, alza in bag e Staforini, Jensen a tutto braccio, toccato dal muro, Lorenz tiene la palla su, Coscione in qualche maniera riesce a restituirgliela, azione abbastanza caotica, sottile per Jensen, tocca il muro di Cargioli, la palla sfila via. A battere Mats Jensen, forte sulle reti, bagger di Coscione, Lorenz a tutto braccio con una grandissima difesa di Jensen e grandissima anche l'azione di Sottile che riesce a togliere la palla nelle disponibilità del muro di Mati e a innescare un primo tempo. Sì, il match point con Giacomo Russo dentro a muro, quindi biancorossi dovranno ricostruire senza il palleggio. In battuta c'è Antonio Cargioli. Riceve Gottardo, sottile, Botto, tocca le mani, ricostruzione Parodi, la palla la deve tirare su Mati, Lorenz fuori o dentro, check, chiusura thrilling per questa partita. Ovviamente il pubblico di Santa Croce indica che la palla è dentro, ma diciamo non è proprio il giudizio più attendibile che si può andare a cercare. Il check l'ha chiesto l'arbitro, vediamo. Esulta Loreti, che si vede se la sente prima questa cosa della palla dentro. È dentro, è dentro, lo vediamo dall'urlo di Bulleri. E l'esplosione del palaparenti certifica la vittoria della Kemaslami per Santa Croce, 3-2 su un'ottima Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo, un successo che a Santa Croce in pochi avrebbero pronosticato alla vigilia, sia per le condizioni fisiche della squadra sia per la forza della compagine ospite, ma la palla al volo riserva sorprese e quindi Santa Croce meritatamente con una prestazione all'altezza.